tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Allora, oggi è un video molto estivo perché sarà dedicato interamente alle protezioni solari di tutti i tipi, viso, corpo, labbra, nel make-up, di tutte le fasce prezzo, comunque tutte proprio più economiche, medie, medio-alte, ma forse oggi neanche troppo, c'è qualcuna di più costosa che ho acquistato, ma dato che quest'anno sto veramente prendendo e provando tantissime protezioni solari, ho pensato di iniziare oggi con questa maxi review, ma se poi si accumuleranno tanti altri prodotti ne farò anche una seconda. Considerate che comunque le protezioni solari non dovrebbero durare tantissimo, perché la quantità da applicare sappiamo che deve essere abbastanza generosa, quindi se la applicate con costanza tutti i giorni e se si riesce ad applicarla anche più volte al giorno, la protezione solare non deve durare tanto. Quindi anche averne di più comunque in uso non è assolutamente un problema per me, perché sicuramente entro l'estate queste protezioni solari dovrebbero essere finite, o comunque la gran parte. Poi c'è qualcuna che magari anzi me ne servo poi anche di più a settembre, magari ancora ottobre se c'è sole, per la città, insomma, perché sono proprio miste queste protezioni solari, c'è un po' di tutto, e oggi appunto vi parlo di tutte quelle che ho provato fino adesso, sperando di non dimenticare nulla, nel caso poi recupereremo, ripeto, con un secondo video, e iniziamo subito, direi, dalle protezioni solari corpo, che al momento sono quelle che ho in minore quantità, perché comunque in città le metto soprattutto sulle braccia, anche sulle gambe, ma più che altro braccia, decolleté, che sono le parti dove tendenzialmente non ho nulla. Se ho una canotta, già se ho un vestito magari a manica lunga non la metto neanche, quindi comunque le ho prese da utilizzare, ma ancora non le sto utilizzando in grandissima quantità. Sicuramente le applicherò più generosamente al mare, infatti ho intenzione magari di provarne anche altre, però per il momento protezione solare che io sto amando tantissimo per il corpo è questa di Hawaiian Tropic, che è una protezione solare a spray, perché per il momento le ho prese praticamente tutte a spray, proprio perché le sto utilizzando essenzialmente per la città, a parte il siero di Garnier, della nuova linea di Garnier, che terrò per il mare, perché tendenzialmente consigliano di utilizzare le protezioni solari molto leggere, sia per viso che per corpo, anche i fluidi molto leggeri, più in città che al mare, soprattutto se siete persone che vi esponete molto al sole. Io di mio proprio cerco di evitare in tutti i modi possibili il sole, perché non amo di mio il sole, e comunque non stare al sole sarebbe la prima protezione, perché poi anche la protezione solare si scherma, ma non riesce proprio al 100% a schermare totalmente. Comunque, se voi amate stare al sole, il consiglio, soprattutto al mare, per tante ore, il consiglio è quello di riapplicare spessissimo la protezione solare, ma in ogni caso cercare di utilizzare anche quelle in realtà un po' più corpose, che si amano poco solitamente, perché sono quelle che durano di più sulla pelle, anche col sudore evaporano meno, quindi tendenzialmente sono più consigliate quelle. Ora, utilizzando io le protezioni solari al momento in città, perché non sono ancora andata via, essendo una persona che cerca comunque di evitare di esporsi al sole, e vabbè, in città appunto non è che sia proprio tanto al sole e ci sono solo poche zone del corpo esposte, comunque io preferisco per il corpo qualcosa di leggero, e quindi ho acquistato i solari a spray per il momento. Devo dire che ne sto utilizzando due, ma al momento vince ancora a mani basse la Hawaiian Tropic Silk Hydration, questo è questo solare a spray con questa texture ultra leggera, 50+ UVA e UVB, che dona idratazione. Questo è meraviglioso. Poi ho acquistato e messo in utilizzo anche questo di Garnier, l'Advanced Sensitive, sempre 50+, protezione molto alta, dice non unge, non appiccica, senza alcol, senza profumo, resistente all'acqua. Era scontato, ho voluto acquistare anche lui, perché questo io conto di finirlo comunque abbastanza in fretta, perché ormai lo sto utilizzando da un pochino. E vi devo dire che però per me, per leggerezza, vince assolutamente la Hawaiian Tropic, quindi per tutti i giorni in città io amo tantissimo lui. Per le protezioni solari a spray, anche qui consideriamo altro fattore importante, che non sappiamo bene la quantità che andiamo ad applicare, quindi si potrebbe non mettere la quantità di prodotto necessario per avere una protezione totale. Quindi per il mare, per la montagna, se vi esponete molto al sole, il solare a spray è consigliato più per i ritocchi, per rinnovare la protezione solare, ma inizialmente è meglio mettere quelle proprio più corpose,
non ha spray, anche perché sono un po' più ricche e corpose e perché si riesce a capire meglio la quantità che si va ad applicare. Però ripeto, io per la città al momento sto utilizzando solo l'ora spray e questo mi piace particolarmente proprio per l'estrema leggerezza. Adesso non vorrei far cadere tutto. Se voi notate, se riesco senza spruzzarmelo negli occhi, questo è un solare che ha una texture praticamente invisibile, non è lattiginoso, è proprio un prodotto estremamente invisibile che si assorbe immediatamente, che lascia questo profumo meraviglioso dei prodotti di Hawaiian Tropic che io amo follemente, e si assorbe subito, massaggio un attimo, ma si assorbe subito, perché non avendo proprio la texture di una crema, di un latte, ma proprio una texture invisibile, si assorbe in un attimo ed è meraviglioso. Quindi se volete qualcosa di estremamente leggero, perché altrimenti non riuscite proprio ad applicare la protezione solare sul corpo, comunque per la città o per i ritocchi, questo per me ad oggi è il migliore in assoluto e non ha neanche un prezzo esagerato. Poi se si trova anche con degli sconti, l'unica cosa è che non sono proprio facilissimi sempre da reperire i prodotti di Hawaiian Tropic. A volte li vedo, a volte no, a volte li trovo, non li trovo. Però mi sembra che online, cioè comunque, poi vi lascio i link giù in info box, se li trovo. E questo per me rimane il miglior solare spray per il corpo. Si può utilizzare anche per il viso, però non è specifico per le applicazioni sul make-up, quindi eventualmente utilizzatelo sul viso come solare anche qui. Per i ritocchi o unico, andando a vaporizzare però il prodotto sulla mano e poi tamponandolo sul viso. Attenzione, infatti ho il terrore poi di beccare gli occhi con il solare spray, quindi comunque tendo a utilizzarli più per il corpo. Lui è veramente meraviglioso e lascia comunque anche la pelle molto morbida con questa profumazione fantastica. Ho provato appunto poi questo di Garnier. Vi devo dire che questo lo terrò più per quando adesso andrò via, perché il prodotto di per sé non è male, ma non ha l'estrema leggerezza della Hawaiian Tropic. Se anche qui riesco a farvi. No, aspettate che. Ecco, se riesco a farvi vedere, questo è già proprio più un fluido. Una volta che lo andate a spruzzare sul corpo, resta più lattiginoso, non lattiginoso, proprio un fluido che non è estremamente pesante, ma non ha la leggerezza dell'altro. Non è che mi dispiaccia perché comunque non resta pesante, unto come una classica crema solare, però resta un pochino più presente sulla pelle. Ecco, come se restasse una pellicola, che si avverte di più rispetto a questo che invece si assorbe completamente. Quindi, adesso per la città io continuo a utilizzare la Hawaiian Tropic e credo che lo riacquisterò, mentre questo me lo terrò per quando vado via, perché appunto restando un pochino più presente, secondo me è ancora meglio da utilizzare proprio per quando rischiamo di esporci un pochino di più perché siamo via e quindi me lo terrò per quando parto, mentre questo secondo me per la città, ripeto, è favoloso, fenomenale. Poi, come spray solare invece per i bambini, che io li utilizzo per viso e corpo, io acquisto questo, lo spray invisibile di La Roche-Posay, proprio quello pediatrico per i bambini, molto resistente all'acqua, resistente al sudore e alla sabbia, perché poi è proprio specifico anche per loro, senza profumo, pelle sensibile dei bambini. Teoricamente, poi ogni tanto mi capita di spruzzarmelo anche io se sono in giro e ho solamente questo. Gli utilizzo ovviamente uno spray specifico per i bambini, anche se probabilmente non so, potranno andare bene anche gli altri spray solari, però ho anche il più grandino, grandino ha 5 anni, però per me è il più grandino che tende a soffrire anche un po' di dermatite atopica, la pelle è molto sensibile, quindi preferisco andare con di questi prodotti di farmacia. Con loro devo utilizzare quello a spray perché se avete bimbi piccoli mi capirete, non è assolutamente facile a volte convincerli a mettere la protezione solare, a volte sono tutti felici e contenti, altre volte proprio non ne vogliono sapere, è l'unica a rincorrerli e applicare la protezione solare a spray. E questa devo dire che è ottima perché comunque per essere una protezione solare resistente e un po' più ricca si assorbe veramente molto molto bene. E quindi è una soluzione, un buon compromesso anche per i bambini che hanno qualcosa di non estremamente anche lì pesante, unto perché dà fastidio anche a loro poi. Però ovviamente anche qui non ha la leggerezza di una Hawaiian Tropic, però è meglio perché adesso anche al campo estivo comunque spesso sono sotto al sole e
e io li riempio di protezione solare con questo prodotto e devo dire che mi ci trovo molto bene con loro. Comunque ogni tanto capita di spruzzarmelo anch'io e devo dire, non è una cosa estremamente pesante, unta, ripeto, un po' come il Garnier, ecco. Però specifico per i bambini e appunto con Tommaso che ha anche una pelle molto sensibile e delicata, non ho mai avuto problemi con questa protezione solare, quindi io mi trovo veramente bene con questo prodotto. Basta per il momento con i prodotti corpo perché non ne ho in utilizzo al momento altri. Poi, passando alle protezioni solari viso, qui si apre un mondo enorme perché ho protezioni solari viso che sono proprio solo protezioni solari, che invece sono anche trattamento e protezioni solari da città, da mare, un po' di tutto, alcune che mi piacciono tantissimo, altre che non mi sono piaciute per niente. Allora, partiamo con quelle da città e prodotti che sono ibridi anche tra proprio un trattamento, nel senso che sono proprio anche creme idratanti e quindi non è necessario applicare una crema e poi al di sopra anche la protezione solare, fanno un tutt'uno, però queste sono proprio da città anche perché la protezione solare che contengono è molto bassa. Ad esempio, Bright Lift Matte di Kiko, questo prodotto mi piace tantissimo, però è una crema viso con una SPF 15 che vi consiglierei da utilizzare non adesso, non durante la stagione estiva. Io infatti ho sospeso l'utilizzo di questo prodotto, vi direi utilizzatela da ottobre, anche in inverno, tutto l'anno, anche se volete comunque un po' di protezione solare, perché è una crema che poi nonostante il nome Bright Lift Matte, in realtà non è una crema opacizzante, ha un ottimo potere idratante questo prodotto e lascia anzi la pelle anche un po' radiosa, però non è per nulla unto pesante, si assorbe comunque molto bene, ma trovo che anche per una pelle normale secca questo prodotto sia veramente ottimo, ottimo anche come base trucco e idrata bene la pelle, la lascia radiosa, anche un buon profumo e allo stesso tempo contiene anche un po' di protezione solare, però sicuramente non è sufficiente per il periodo estivo. Quindi questa è una crema che vi consiglierei proprio di utilizzare non durante il periodo estivo, autunno, inverno, ottima come unica crema anche sotto al make-up, mi piace proprio tanto. Poi, altro prodotto invece che è estremamente leggero, che consiglierei proprio anche alle pelli misto grasse, è il fluido viso idratante di Neutrogena della linea Hydro Boost. Questa linea è fantastica per l'estate. Vi parlerò in un prossimo video anche di altri prodotti che sto utilizzando di questa linea, mi sta piacendo tantissimo. Questo è un fluido appunto con SPF 25, anche qui direi ottimo un po' tutto l'anno. Io lo sto utilizzando adesso anche in estate, in queste giornate in cui magari non c'è tanto sole, ha piovuto e voglio comunque mettere un prodotto con un po' di protezione se dovesse uscire anche un po' di sole. E questo io lo amo come prodotto perché è veramente molto molto leggero, infatti secondo me anche per una pelle misto grassa può andare benissimo perché si assorbe completamente, non resta per nulla unto e pesante, in più ha acido ialuronico all'interno, quindi comunque va a idratare la pelle, vitamina C, è veramente un prodotto secondo me ottimo, che ha questa texture, in questo caso, vedete, di questo color azzurrino. Ed è proprio tutta una linea base d'acqua, quindi voi sentite proprio la freschezza del prodotto quando l'andate ad applicare e sto notando che è proprio una caratteristica di tutta la linea, vedete che non fa per nulla quella patina bianca, non è per nulla pesante e poi si assorbe completamente. Ovviamente lascia la pelle un po' idratata, un po' più morbida, però se avete la pelle molto molto secca anche in estate per dire potrà non essere sufficiente a livello di idratazione, però quando fa quel grande caldo, vi assicuro che questo è uno dei pochi prodotti che io sopporto sulla mia pelle. È veramente ottima. È da città, ha un SPF 25, però è un gran prodotto che, ripeto, consiglierei a tutte le tipologie di pelle quando vogliono qualcosa di molto leggero, quindi anche le misto grasse e le secche se non necessitano di troppa idratazione perché sono magari quelle giornate estremamente calde. Poi, altra protezione solare, in questo caso 50, che io amo follemente anche con il caldo, è questa di Mulac. Questa è proprio solo protezione solare, quindi mentre questo prodotto di Neutrogena, come la crema di Kiko, sono proprio un prodotto unico che regala idratazione e in più è anche un prodotto con protezione solare, invece queste nascono proprio come solari. È la Face Water Gel e a me piace tantissimo. Dice proprio che nasce come ideale come base trucco, quindi è
È una texture leggera da città, però ecco, se non vi esponete particolarmente al sole, anche al mare, secondo me un prodotto del genere lo potete comunque in vacanza, lo potete comunque utilizzare, considerando appunto che le texture molto leggere so che non sono particolarmente consigliate se ci si piazza tanto al sole, ecco. Poi in più questo protegge anche dalla luce blu del computer, smartphone, altri dispositivi elettronici, texture fresca, ultra leggera, non contiene alcol, oil free, ideale anche per pelle sensibile, mista grassa, poi ovviamente dovete provarla e vedere se il solare, anche in quel caso, magari vi crea qualche sfogo, qualche reazione. Io ho la pelle tendenzialmente sensibile, ma devo dire che tutti i solari che ho provato, anche quelli che non mi sono piaciuti e che vi mostro oggi, non mi hanno dato alcun tipo di problema a livello di sfoghi o imperfezioni o sì, sfoghi, brufoletti, non mi sono mai venuti, quindi probabilmente la mia pelle regge abbastanza bene i solari. Questa mi piace tantissimo e questa la sto anche quasi terminando. Perché vedete, ha questo colore bianco, che uno dice, la crema bianca solare un po' pesantina, invece no, perché anche qui come l'andate a massaggiare, sentite subito la componente acquosa che la rende molto fresca, un po' come per la Neutrogena, si assorbe immediatamente, non è per nulla pesante e dopo un attimo si asciuga totalmente, resta totalmente asciutta, io non l'avverto minimamente, quindi sono anche tutti prodotti che io amo molto questi. Come SPF da città, ma anche proprio come base sotto al make-up, sono fantastici perché restano veramente molto molto leggeri. Quindi questa come SPF 50, quindi ottimo perché anche un SPF 50 e questa di Neutrogena con SPF 25 sono delle ottime soluzioni per le pelli anche che si lucidano di più e col caldo tremendo. Sono tra le mie due preferite in assoluto perché sono forse quelle che restano totalmente più leggere insieme, direi all'Invisible Serum Super UV di Garnier, questo nuovo siero sempre con SPF 50, che è anche una soluzione che io consiglio moltissimo alle pelli misto grasse e anche col caldo tremendo per tutte le tipologie di pelle che vogliono qualcosa di estremamente leggero. Anche in questo caso parliamo di un prodotto che è solamente protezione solare, direi anche se dice che contiene ceramidi, però vediamo, sì, è proprio più che altro proprio una protezione solare anche come base per il make-up, anche per le aree con la barba dove il siero viene assorbito con uguale efficacia, nascono proprio più come protezioni solari. E questo prodotto, lo dovete capire un attimo, ha la texture di un fluido, quindi non è veramente un siero, è come il classico, fluido di Garnier, quindi è una crema solare molto leggera che, come andata a massaggiare sul viso, resta un attimo presente. Sul momento dite, massimo, questa lascia un pochino di patina, ha il profumo tipico delle protezioni solari che però mi piace tantissimo, leggero, in una maniera leggera, molto piacevole, ma se aspettate un attimo, questo prodotto si asciuga completamente, non lo avvertite più, non mi fa assolutamente lucidare anche se poi mi vado a truccare durante il corso della giornata, resta veramente molto molto leggero, però dovete aspettare un attimo, però in generale ho notato che non so, anche quella di Mulac, se aspettate quei 5 minuti, poi la protezione solare si assorbe completamente e resta totalmente asciutta. Quindi bisogna dargli anche un attimino, qualche minuto per asciugarsi del tutto. E tra l'altro, comunque, le protezioni solari normalmente è consigliato applicarle quel quarto d'ora prima di esporsi poi anche al sole. Comunque, in ogni caso, sono prodotti che poi si asciugano completamente. E quindi questo siero di Garnier è veramente ottimo anche in questo caso se avete una pelle che si lucida parecchio, resta bello leggero, perfetto sotto al make-up. Poi, sempre di Garnier, io quest'anno ho comunque riacquistato anche il fluido antimacchie con acido ialuronico, questo 50 più. Anche qui è un prodotto sì che contiene acido ialuronico, ma che io concepisco più come una protezione solare. Diciamo che questo, rispetto al nuovo siero di Garnier, ha una texture veramente molto molto simile, perché anche qui vedete quella di un fluido. Quindi, sì, forse è un pochino ancora più fluida come texture rispetto a quella del siero nuovo di quest'anno. Quindi in quel caso come siero non ve lo aspettate proprio come un siero. È molto molto fluida questa, però si assorbe anche qui perfettamente, non lascia scia bianca, non lascia patina, è perfetto anche sotto il make-up. L'unica cosa, la grande differenza secondo me rispetto al nuovo siero di Garnier,
è che questo, avesse notato, ha un finish un po' più bluo luminoso, mentre questo resta proprio opaco. Per quello, se avete una pelle proprio misto grassa, io vi consiglierei più questo. Se avete una pelle normale, normale mista, normale secca, secca, vi consiglierei anche questa protezione solare perché resta veramente molto leggera, però vi dà anche quel glow alla pelle che magari vi può piacere. Quindi è solo una differenza di finish, perché in realtà come texture sono molto leggeri entrambi. Questo resta solo proprio asciutto anche come finish, questo un po' più glow. Insomma, se poi si va a mettere anche un fondomatta, a me non dispiace anche con la pelle un po' più mista. Però veramente due protezioni solari che mi piacciono tantissimo. Che non ho riacquistato quest'anno perché io trovo questo prodotto esattamente identico al fluido antimacchie di Garnier, è la protezione solare della Roche-Posay, il fluido invisibile che avevo acquistato l'anno scorso nella versione SPF 30. Io li trovo identici, questi prodotti leggeri che si assorbono bene con questo finish glow. Diciamo che con uno sconto, se dovessi trovarla magari anche nella versione 50, riacquisterei anche questa di La Roche-Posay. Adesso ho tante protezioni solari, ne sto provando altre, però vi posso dire che per me sono proprio identiche, quindi acquistate quella che vi risulta magari più conveniente. Perché anche La Roche-Posay poi magari con sconti non è che costi molto di più rispetto a quella di Garnier, o magari se preferite un prodotto da farmacia perché avete una pelle più sensibile, ecco, in quel caso se si hanno anche particolari esigenze magari andrei più su un prodotto da parafarmacia, altrimenti anche quella di Garnier secondo me è assolutamente ottima. Però io le ho trovate veramente identiche, le ho utilizzate entrambe l'anno scorso, le ho finite, infatti questa non ce l'ho più, ma è sempre un fluido leggero, invisibile, con questo finish leggermente glow, ma non lucido, bagnato, ecco. E altro prodotto che mi piace molto e che trovo abbastanza simile è anche il nuovo fluido anti-UV di L'Oreal della linea Revitalift Clinical, antimacchie rughe, texture ultraleggera, questo anche con vitamina C. Quindi poi hanno sempre anche degli attivi molto interessanti. Poi valutate voi, ovviamente, se fa molto caldo e non ve la sentite di mettere una crema e la protezione solare, mettete anche solo la protezione solare, insomma, quando fa caldo, si fa come si può per sopravvivere. Però tendenzialmente questi, ecco, io li concepisco quasi più solo come solari. E vi devo dire che anche questo di L'Oreal a me piace veramente tanto, perché anche lui ha un bel fluido leggero. Vi faccio vedere la texture. Questa assomiglia molto alla texture dell'Invisible Serum di Garnier. Però in realtà questo mi ricorda poi molto invece il fluido invisibile di Garnier perché si assorbe molto bene, non lascia patina bianca, è bello leggero, però anche lui ha un finish glow. Quindi facendo un veloce punto della situazione dei solari che vi ho descritto fino adesso, per le pelli misto grasse o per chi vuole una protezione solare leggerissima, consiglio fluido idratante di Neutrogena, SPF 50 di Mulac, l'Invisible Matte Serum, perché sono leggerissimi, si asciugano completamente sulla pelle e non hanno un finish glow luminoso. Se invece volete qualcosa per una pelle anche un po' più secca, che abbia un finish un po' più glow, anche leggermente radioso luminoso, non bagnato, ma con una texture molto molto leggera, fluido antimacchie di Garnier, fluido invisibile di La Roche-Posay, e il fluido anti-UV di L'Oreal. Trovo veramente questi prodotti molto molto simili come texture poi sulla pelle e anche come finish. Continuando con le protezioni solari che mi piacciono molto e poi concludiamo con quelle che invece non ho amato tanto. Allora, vi voglio consigliare questa sempre di La Roche-Posay che sta utilizzando mia mamma, l'Antelios Age Correct. Questa è proprio specifica anti-rughe, anti-macchie con SPF 50, anche qui prodotto da parafarmacia. Quindi, se siete amanti dei prodotti da parafarmacia o in generale se si hanno delle pelli un po' difficili, sono tendenzialmente un po' più consigliati questi prodotti. Vi posso dire che questa è una protezione solare che è ottima. Perché proprio utilizzando la mia mamma, avendola provata io, per chi ha delle pelli normali, secche e mature. Perché la texture non è pesante, non lascia patina, non è unta, ma ha un ottimo potere anche idratante questa protezione solare. A mia mamma piace molto come solare da applicare come unico prodotto anche al posto della crema idratante. Mette solamente questa, gli fa da crema idratante e da protezione solare e le lascia la pelle molto molto morbida. Non lascia comunque una patina unta. Però resta una protezione solare, ecco, già un pochino più ricca, proprio perché è idratante, non perché è pesante. Quindi, rispetto anche al fluido invisibile di La Roche-Posay, che
che prediligo io con la mia tipologia di pelle, questa, se avete una pelle normale e secca, molto secca anche in estate, è sicuramente fantastica. Mia mamma l'adora anche sotto al make-up e si trova benissimo. Questo finish sempre un po' glow radioso, come le altre che vi ho detto prima, però la differenza da tutti questi altri fluidi è proprio il nutrimento e l'idratazione che apporta la pelle, quindi questa la consiglierei molto alle pelli secche, molto secche e mature, e poi anche specifiche antimacchie. Mia mamma ha una macchietta sul viso, quindi lei si trova benissimo con questa. Poi invece io sto letteralmente amando due prodotti di Vichy. La Capital Soleil UVH Daily, questa con protezione 50 UVA e UVB. Allora, questo è un prodotto già anche un po' più complesso, e quindi per me questo è proprio anche un unico prodotto ibrido tra skincare, idratazione e protezione solare, perché è arricchito con acqua vulcanica di Vichy, frazioni di probiotici, peptidi, niacinamide, aiuta la comparsa di rughe, macchie scure dovute ai raggi UV, protegge contro lo stress ossidativo indotto dall'inquinamento, texture ultraleggera, invisibile, non grassa, resistente al sudore, ipoallergenica, quindi siamo sempre su un prodotto da parafarmacia, è fantastico. Questo fluido, perché anche questa è la texture di un fluido, a me piace tantissimo, tanto che vorrei provare anche la versione anti-imperfezioni. Ha anche qui una texture molto fluida che assomiglia moltissimo al fluido di Garnier ed è leggerissimo anche lui, non lascia patina bianca, si assorbe in un attimo e resta veramente leggerissimo. Non ha quel finish glow luminoso di altri fluidi, ecco. Quindi anche questo mi sentirei di consigliarlo anche chi ha una pelle che tendenzialmente si lucida di più, perché resta veramente bello asciutto, è estremamente leggero, mi piace da matti, veramente un bel prodotto come protezione solare con anche degli attivi interessanti, indicato un po' per tutte le tipologie di pelle che vogliono qualcosa di estremamente leggero, non glow, o per le pelli anche misto grasse. Favoloso! Io lo riacquisterò o riproverò anche la versione anti-imperfezioni. Invece, come prodotto anche qui ibrido tra proprio un trattamento e protezione solare, perché ha un SPF 25, questo prodotto della linea Slow Age di Vichy, il trattamento quotidiano correttivo dei segni dell'età in formazione con baicalina, estratto antiossidante, bifidus derivato da probiotici, è un prodotto meraviglioso, a parte che ha un pack fantastico, pesante, è in vetro, bello, bellissimo. Questo è un prodotto che io adesso mi riserverò da settembre-ottobre in poi, un po' perché vabbè è un SPF 25, ma perché ha questa texture che amo follemente per avere la giusta idratazione senza pesantezza, però appunto resta un pochino più idratante e lascia la pelle più morbida e particolarmente idratata proprio come trattamento rispetto alle altre sole protezioni solari. Vedete che ha questa texture che non lascia anche più patina bianca, si assorbe perfettamente, però non dico che è ricca pesante. Però questa sentite che va proprio a idratare di più la pelle, a lasciarla veramente morbida, ha un profumo che è meraviglioso. E quindi questo io ho un prodotto che, come esattamente questo di Kiko, mi sentirei di consigliare come crema che contiene anche protezione solare da utilizzare un po' tutto l'anno, perché è meravigliosa, in particolare per pelli da normali, normali miste, normali secche secche, ecco, magari non solo le pelli più grasse, perché può risultare un pochino troppo corposa, altrimenti è meraviglioso. Io questo me lo riservo, ripeto, da settembre in poi, perché secondo me è un trattamento quotidiano fantastico. Io direi che come protezioni solari viso che mi piacciono ho terminato per ora, perché ovviamente ne avrò altre da provare. Vi dico quelle che non mi sono piaciute. Allora, lo sapete, siero in crema con SPF 25 di Garnier della linea La Vitamina C. Per me questo prodotto è troppo ricco, troppo pesante, mi fa patina, lo sto ormai quasi finito smaltendo sul corpo, ma anche sul corpo non mi piace tantissimo perché comunque mi lascia un po' di patina, però riesco così a utilizzarlo. Non lascia scia bianca, ma è proprio pesante sulla pelle. Mi piace minimamente per il mio tipo di pelle. Non mi è piaciuto per nulla neanche questo prodotto di Revox, un brand che trovo al DM. È questa protezione solare 50 UVA e UVB. È pesantissima! Questa è pesantissima, forse anche peggio di quella di Garnier, se possibile. È proprio pesante, mi lascia una patina
sulla pelle, anche qui la sto terminando sul corpo, ma mi lascia proprio una patina unta e pesante sulla pelle che a me non piace minimamente, non riesco proprio a utilizzarlo questo prodotto. L'ho applicato una volta, poi mi sono un pochino truccata, era una patatina fritta, lucida, è pesante, per me è veramente pesante, mi lascia proprio quel film sulla pelle proprio del prodotto che mi resta unto, quindi purtroppo per me no, assolutamente no. Purtroppo c'è anche un primo bocciato per quanto mi riguarda, però per la mia tipologia di pelle, della linea di L'Oreal Revita Lift Filler, che è la crema viso, trattamento rivolumizzante profondo antirughe con SPF 50. Anche questa per me è un totale no sul viso perché è troppo pesante. Devo dire che comunque le protezioni solari che per il viso sono troppo pesanti si smaltiscono in fretta sul décolleté, sul corpo, anche perché poi applicandole sul corpo le finite in un attimo questi barattolini. E questa infatti la sto utilizzando per il décolleté. Sul décolleté tutto sommato non mi dispiace, ma per il viso è una crema troppo pesante per me. È veramente troppo pesante, troppo ricca. Anche qui mi lascia proprio quella patina che io non sopporto minimamente in questi prodotti solari. È proprio bella ricca. Per il décolleté, per le braccia, qui anche sulle spalle. Mi resta un pochino presente, però vabbè, non mi danno così fastidio. Sul viso non riesco assolutamente a tenerle. Però ripeto, poi applicandola così sul décolleté la smaltisco in fretta. Tornano comunque sempre utili le protezioni solari, però queste sono quelle che proprio non riesco a mettere sul viso. Per terminare, anche questa, ne avevo sentito parlare bene, ma io la trovo veramente pesante. Tanto mi piace la protezione solare spray di Hawaiian Tropic, questa per il viso, la Protective Sun Lotion, in questo caso con SPF 30, non mi piace. Allora, amo follemente il dosatore a pump e il fatto che abbia il pack hairless, che permette appunto di utilizzare tutto il prodotto senza sprechi, vedete quanto ne avete. E tra l'altro, io in 2 utilizzi, guardate quanto già ne ho utilizzata per dirvi come mi vanno via in fretta le protezioni solari, per quello ne sto acquistando a GoGo. Questa no, ha una texture proprio ricca, ma bella ricca, e questa è quella che vi fa l'effetto proprio unto, bagnato, secchiata d'acqua sulla pelle. Ma proprio come se vi avessero buttato un secchio d'acqua sulla pelle, non so se si può notare, poi considerate che dovete metterne 2 dita piene, è proprio l'effetto di una secchiata d'acqua in faccia, siete bagnatissime come effetto con questo prodotto, è sicuramente ricco, idratante, questa può piacere solamente a chi ha la pelle che è proprio estremamente secca, deserto del Sahara, neanche a mia mamma piace per dirvi questa, perché proprio dà quell'effetto bagnatissimo, che per me è inutilizzabile sul viso, è veramente inutilizzabile. Poi lascia proprio la patina pesante, unticcia, quindi anche la décolleté un po' corpo, anche se è bella pesantina anche sul corpo, però sul corpo se volete dare quell'effetto glow della pelle, tutto sommato non è male, ma per il viso per me è veramente inutilizzabile. Peccato, perché visto la leggerezza del prodotto di Hawaiian Tropic per il corpo, mi aspettavo anche qui qualcosa di meraviglioso. Di Hawaiian Tropic mi piacerebbe provare lo stick labbra, ma sapete che non riesco a trovarlo da nessuna parte. Volevo provare gli stick labbra, ora sono tutta impomatata, piena di protezione solare. Allora, per terminare, vi cito: allora, ho provato anche le gocce magiche protettive di Collistar, queste non nella versione autobronzante, ma classica, anche queste troppo pesanti. Le ho provate in campioncino, mi attiravano, ma per me non vanno bene, troppo pesantine. Invece, come stick labbra, qui c'è un grosso problema perché gli stick labbra con protezione solare tendenzialmente lasciano in bocca un sapore terrificante. Il peggiore provato, no, due ne ho tremendi. Questo di Kiko della collezione Festival Glow, quindi non so se anche quella di quest'anno sia così tremendo, ma non ci provo neanche a provarlo. Questo io non riesco più a utilizzarlo, basta, l'ho abbandonato, non riesco a usarlo, vedete, praticamente ancora, insomma, c'è ancora parecchio prodotto, ma ogni volta lo devo andare a togliere perché in bocca ha un sapore amaro, amarissimo, che io non sopporto. Il profumo è anche buono, non fatemi ingannare dalla profumazione perché poi il sapore in bocca è terrificante, così come è terrificante questo di Ultra Sun Lip Protection Care, questo con SPF 30, tra l'altro questo di Kiko aveva l'SPF 50, che delusione, uguale, sapore amaro in bocca terribile, no, io non riesco a usarli, non ce la faccio, questi io li abbandono perché non riesco. Invece, soluzioni molto carine che per il momento non mi lasciano quel sapore terrificante in bocca,
Ne avevo anche un'altra, se la trovo. Questo è di Fresh Sugar Rose Tinted Lip Treatment con un SPF 15, non è altissimo, ma è un balsamo labbra colorato, quindi vi lascia anche in questo caso un colore un pochino rossiccio alle labbra, delicato, molto bello, con una formula molto morbida, molto idratante, talmente morbida che col caldo si sta rompendo e sciogliendo tutto. Ecco, l'unica cosa, anche perché è piccolino, lo tengo in borsetta, si squaglia tutto, però è favoloso proprio come formula, lascia le labbra morbidissime, un po' colorate e non dà quel sapore tremendo in bocca. E l'altra soluzione che per ora ho trovato con SPF, che non mi dispiace, ma ne cercherò altre, anzi se ne avete da consigliarmi ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i prodotti labbra, scrivetemi, ma in generale se ci sono protezioni solari che mi volete consigliare, che siano leggeri, non pesanti per corpo, viso, scrivetemele giù. L'altro che ho trovato con SPF 15 è il Carmex, questo lo trovate anche su Notino online, ma io lo trovo anche all'Esselunga. In questo caso è un balsamo labbra in colore, che esce in questo modo, è morbidissimo, è quasi cerosa, anche qui vi lascia le labbra molto morbide, estremamente idratate, e in più è un SPF 15 e non lascia quel sapore, quel retrogusto terribile in bocca. Quindi sono contenta comunque di aver trovato queste due soluzioni, è vero che hanno un SPF 15, però meglio di nulla, e sono gli unici due che al momento io riesco a tollerare sulle mie labbra. Oltretutto la cosa è fantastica è che sono estremamente idratanti e morbidi sulle labbra, fantastici. Questo di Fresh in più è anche colorato. Questo Carmex poi esiste anche in varie versioni, con varie profumazioni. Adesso questo è il classico, ma mi sembra che ci sono anche varie profumazioni. Gli unici due che non mi lasciano il sapore terribile in bocca. Allora, terminiamo con qualche prodotto make-up. Ovviamente qui teniamo presente che i prodotti ibridi tra make-up e skincare o prodotti make-up con protezione solare non vanno a sostituire la protezione solare, vabbè, se è bassa, perché è bassa, e quindi se è necessario avere una protezione più alta bisogna comunque applicarla sotto, e nel caso in cui non riusciate ad applicare la giusta quantità di prodotto per avere la protezione solare garantita. Però io comunque ve li cito quelli che ho in collezione che mi piacciono con protezione solare, perché sono comunque prodotti che mi piace utilizzare in estate, che aggiungono qualcosina in più magari. Come primer, i miei preferiti sono tutti e due low cost, molto economici, e di Catrice. Uno è il Tensational, il 10 in 1 Dream Primer, questo primer che vabbè ha mille funzioni che secondo me sono anche vere tranne il minimizing pore, non camuffa i pori. È un primer idratante che dona questa naturale luminosità alla pelle, molto leggero, che si assorbe bene, mi piace veramente tanto, e in più contiene anche un po' di protezione perché ha un SPF 15, anche se poi non è specificato bene UVA e UVB, quindi anche per questo non fateci troppo affidamento, anche se il fatto che non ci sia la scritta UVA e UVB col cerchiolino non vuol dire che il prodotto non protegga in automatico da sia raggi solari UVA e UVB, ma a seconda delle varie normative, dei vari paesi, la dicitura può essere diversa, quindi in realtà bisognerebbe vedere dove viene fatto il prodotto, perché ad esempio appunto noi utilizziamo la dicitura UVA e UVB col cerchiolino, come in questo caso, la dicitura PA col più è invece quella coreana, invece so che altre, non so, altri stati, altre legislazioni non prevedono la dicitura, quindi bisognerebbe informarsi bene in quel senso. Però appunto non saprei, per quanto riguarda questo prodotto non saprei se ha protezione UVA e UVB, però sicuramente è un ottimo primer che messo eventualmente anche sopra la protezione solare resta leggero, non pesante, però lascia la pelle morbida, e questa ha come cosa carina che è leggermente uniforme. Ovviamente non è una crema colorata, non è neanche, sì, possiamo considerarlo un perfezionatore di incarnato se vogliamo, con una coprenza praticamente inesistente, ma che riesce comunque a rendere la pelle un pochino più uniforme, più morbida e idratata, con questo leggero glow naturale, molto bello, quindi gran bel prodotto. E sempre di Catrice come primer, se lo trovo, perché dove l'ho messo, mi piace moltissimo lo One Step Skin Perfector. Questa è più proprio una, descritta una soft tint, una leggerissima crema colorata, perché è quel tipico prodotto
che adesso vi mostro anche di altri brand, con una texture in crema bianca con dei leggeri pigmenti all'interno che vanno a rottura massaggiandoli sul viso e quindi durano questa coprenza bassissima, però leggermente più elevata, leggermente, di questo che è solamente un primer, e quindi uniformano andando a camuffare un pochino i rossori con questa texture leggera che sembra proprio di una crema idratante che lascia la pelle molto molto morbida, e avete quindi la leggerezza quasi proprio di un prodotto skin care senza andare a mettere un vero e proprio prodotto make up. Quindi a me piace veramente tantissimo questo di Catrice, lo sto utilizzando molto quest'estate, e questo è un SPF 20, anche qui UVA e UVB non ce lo dice, con vitamina C, quindi comunque è un qualcosa in più sopra la nostra protezione solare, ed anche, sono anche prodotti che potete utilizzare proprio come unici protezione solare, questi che vi fanno da primer e da base, ecco, leggerissima per l'estate quando fa molto caldo. Soluzioni sempre che mi piacciono molto come creme con dei pigmenti colorati all'interno, sempre molto economica, è questa di Balea, la Magic Tint Cream, questa è un SPF 10, sapete che anche questo prodotto a me piace moltissimo e lo trovo praticamente identico a questo prodotto leggermente un pochino più costoso di Goovy, Naturally at my best Tinted Beauty Cream con SPF 15, però con promozione Goovy non è così esagerato come prezzi. Mi piacciono entrambi allo stesso modo, li trovo veramente molto molto simili questi due, se non che quello di Balea mi resta leggermente più scuro sulla mia pelle, nulla che poi non vada a sistemare anche con una cipria come quella di Astra che mi sbianca un pochino. Io le cipre che sbiancano un pochino me le riservo molto, anche in generale se mi piacciono le utilizzo sempre, ma quando ho magari una base che resta un pochino più calda, leggermente più scura del mio incarnato, mi aiutano a sistemare il tutto, però ecco, non vi fa un palumpa anche se siete chiare, è leggermente un po' più calda anche perché io ho un incarnato freddo e quindi mi scalda un pochino, tutto sommato potrebbe anche piacere come effetto. E niente, sono sempre queste creme bianche che hanno dei pigmenti all'interno, entrambe le consiglierei più a pelli che non si lucidano eccessivamente, perché comunque restano belle morbide, idratanti, con un finish un po' glow, un po' luminoso anche se non unto, non bagnato, però hanno la leggerezza proprio sempre di un prodotto skincare, di una crema che va a uniformare. Questa di Balea SPF 10, questa SPF 15 di Goovy. Però tutto sommato, se poi le andate ad applicare anche con una cipria, a me reggono bene anche a livello di lucidità, perché comunque restano prodotti veramente molto leggeri e impercettibili sulla pelle. Insomma, per me sono soluzioni estive meravigliose, ripeto, che mi vanno a sostituire il discorso primer, fondotinta, che vado a mettere molto poco quando fa tanto caldo e le sto adorando. Poi sapete che una scoperta meravigliosa per me è il siero protettivo di Clinians, qui quello con l'SPF 30, ma c'è anche la versione con SPF 50, questo anche in niacinamide al 4%, acido ialuronico, questo è proprio un ibrido totale tra make-up e skincare, anti-age, protezione anche da luce blu, con pigmenti colorati. Questo si presenta proprio come un siero, la boccettina di un siero, che ha questa texture anche qui leggerissima, proprio di un fluido colorato, che si fonde totalmente con la pelle, l'avete visto all'azione, magari vi lascio il video linkato. Questo proprio anche lui ha un tutt'uno con la pelle, va leggermente appunto a dare una bassa coprenza, anche in questo caso che uniforma, e questo è un SPF 30, io riesco anche ad applicarlo nella quantità necessaria per avere la protezione solare, quindi eventualmente questo, se invece volete saltare anche proprio lo step, perché in questo caso avete garantita una protezione SPF 30 alta UVA e UVB, quindi questo prodotto proprio da farci anche più affidamento a livello di protezione solare, quindi questo è proprio più una protezione solare skincare che fa anche da base. Potete invece in questo caso saltare la crema solare, applicare solamente lui ed evitate anche primer e prodotto per la base, crema colorata. Quindi questo fa da tre funzioni secondo me, per la città o eventualmente in vacanza se vi esponete al sole direi sopra una protezione solare. Però per la città può fare proprio da prodotto unico che sostituisce, ripeto, crema solare, primer e crema colorata, perché fa da tutt'uno, leggerissimo, non l'avvertite sulla pelle, questo finisce anche qui radioso ma non lucido, mi piace da matti, chi di voi l'ha preso mi sta dicendo che lo sta letteralmente amando. E poi il bello è che c'è anche la versione SPF 50,
sì, la 30, ma c'è anche la 50. Quale prodotto per la base non potrei non consigliarvi che contiene SPF se non i fondi in polvere di Kiko? Io non ci faccio affidamento perché li sto portando avanti ormai da 1 o 2 anni e quindi da un anno all'altro sappiamo che l'SPF perde la sua funzione tendenzialmente, quindi è meglio non utilizzare assolutamente più i prodotti con protezione solare dell'anno precedente, cioè se sono proprio protezioni solari buttatele, se sono invece prodotti make up utilizzateli ma non fateci più affidamento per la protezione solare, ma se lo acquistate nell'anno stesso in cui lo utilizzate sappiate che il fondo in polvere di Kiko è un SPF 50, anche qui non si metterà la quantità probabilmente necessaria, però al di sopra è un più e sapete che questo è uno dei miei fondi in polvere preferiti da sempre per sempre, quindi fantastico. Cito questo prodotto che ho su oggi, però l'abbiamo applicato nel video precedente, quindi vi aggiornerò, però mi sembra una gran bella scoperta l'Instant Brow CC Cream di Phase Z, che è anche un SPF 20, anche qui adesso non so se UVI UVB, è questa proprio crema colorata, idratante dalla texture leggera. Allora, in realtà abbiamo visto, se andate a vedere l'applicazione nel video precedente, che questa è proprio una crema, ma questa è particolarissima perché non è una crema che ha dei pigmenti all'interno, è proprio già di suo, vedete, colorata, un po' come il siero di L'Oreal, scusate, di Clinians, ma la differenza di questo prodotto è che effettivamente, come dice, ha questo finish matte luminoso. Quindi non ha quella luminosità degli altri prodotti, questa si asciuga e resta proprio quasi come opaca, ma si intravede comunque la radiosità della pelle e ha un effetto un po' levigante, è meravigliosa, è un prodotto che mi sembra veramente unico nel suo genere, però sono sulla prima impressione. Comunque vi rimando magari al video precedente se vi interessa, mi sembra che per il momento non mi stia facendo neanche lucidare neanche col caldo di quando registro e non ho ancora ritoccato nulla con la cipria, sì, sono un po' radiosa, un po' qui, ma niente di assolutamente esagerato ed è come una crema viso, leggerissima. Questa tra tutte le creme colorate è quella che consiglierei di più, anche di tutte quelle che vi ho citato prima, per una pelle misto grassa, perché ha proprio questo finish matte luminoso e anche il colore è chiaro, non è assolutamente scuro. Quindi questa potrebbe essere la soluzione migliore per le pelle misto grasse rispetto a tutte le altre. Ho terminato questa carrellata davvero lunga di tutti i prodotti con protezione solare, ho fatto il video perché vedete che sono già comunque tantissimi, se ne avrò comunque altri ancora, arriverò a un numero di altri prodotti con protezione solare di cui vorrò parlarvi, io registrerò un altro video, quindi nel caso fatemelo poi sapere, ovviamente non nell'immediato, adesso li testo un po', però entro agosto comunque nel caso farei un aggiornamento di review con altri prodotti, adesso vediamo se vi interessa questo, nel caso ci potrei pensare, e niente, fatemi sapere se il video, non so, vi è stato utile, l'avete trovato interessante, così che io nel caso replichi, se avete provato voi anche alcune di queste protezioni, se vi piacciono, come me, al contrario non vi piacciono, insomma viceversa, è tutto sempre poi soggettivo. Io vi saluto, vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!